solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. E sempre dalla 21esima edizione del Nauta qua a Catania, alle porte di Catania, in questa magnifica struttura dove è stato allestito per la prima volta, è la prima edizione che fanno all'interno del nuovo polo fieristico. Con me c'è Francesco della Sicily Flexitech. Ci ha incuriosito perché dovete sapere che io, quando sono salito a bordo di una delle barche che loro hanno allestito, che era a Düsseldorf, poi l'abbiamo vista anche a Napoli, la Lilibeum, esattamente, io ero convinto di essere salito su una barca allestita con il Tech. Esattamente. Era proprio una sensazione che io, al tatto anche, ero convinto fosse Tech, perché poi c'era proprio la stessa La stessa essenza, ligna, per la stessa colorazione, sembrava legno. Invece no. E in realtà questa azienda che noi abbiamo preso come distribuzione, come installatori, non è altro che un prodotto innovativo che ci ha dato questa opportunità grandiosa di avere un prodotto che sia effettivamente identico al legno. Ma la sua particolare è proprio l'essenza ligna che si vede, che vi farò vedere con questo bellissimo filmato che è il co-presente Piras. No, perché io volevo farvelo vedere, perché io sono il primo a essere rimasto sorpreso, perché negli ultimi anni si è visto tanto sintetico. Esatto. Che allora, in ogni caso, ecco, diciamo che andiamo incontro a quello che è l'impatto ambientale. Questo vale per tutti i sintetici, perché è fondamentale. Non andiamo a intaccare le foreste, tagliare le nostre belle foreste. E questo in generale. Poi però, se riusciamo anche a riprodurre quello che era l'effetto del Tech, che piaceva molto, assolutamente, insomma, abbiamo fatto proprio bingo, perché ecco, quello è quello che mi ha sorpreso, perché sintetico è una cosa che va per conto suo. Qua invece stiamo parlando di un sintetico che riproduce quasi le stesse caratteristiche del Tech, con la differenza che ha alcuni vantaggi. Adesso, assolutamente, adesso sì. Io ho visto prima delle cose, no? Adesso glielo facciamo vedere. Certo, partiamo dalla materia prima, anche la doga. Come potete vedere, noi il prodotto arriva in questi rotoli. La parte superficiale della doga grezza è pelosa, come se fosse realmente praticamente legno. Sì, sì. In realtà questo prodotto poi c'ha quasi paura di prendere le schegge. Assolutamente. poi chiaramente con la nostra lavorazione vengono accostate l'uno con l'altro, quindi vengono tagliate in base alla dima da ricoprire, vengono termosaldate con una termosaldatura a caldo lungo questo bordo. Quindi una volta accoppiate vengono termosaldate e quindi viene riproposto il tappeto nella sua misura, come meglio crede poi il cliente. E tra l'altro, rispetto al Tech, è molto più flessibile questo. È molto più flessibile, è morbido. Noi lo lavoriamo su dei banchi riscaldati che ci danno l'opportunità anche di poterlo tagliare con facilità e quindi di poterlo lavorare al meglio. Andando avanti, poi vi faccio vedere realmente le varie saldature che vengono effettuate. Quindi queste saldature vengono fatte con uno strumento a 600 gradi, quindi avviene una termofusione di entrambi le doghe, diventa un corpo unico. Questo fa sì che il prodotto sia privo di distaccamenti, ma distaccamenti nel tempo. Altre particolarità fondamentali. Sembra nato così, esattamente. Le altre peculiarità fondamentali di questo prodotto sono intanto che riscalda il 30% meno rispetto al legno, quindi rispetto al Tech originale. Quindi che oggi fondamentalmente non tutti noi stiamo cercando qualcosa che ci dà questa temperatura, questa bellissima sensazione al tatto e al piede, perché tutti cerchiamo sempre dei prodotti che riscaldano sempre meno. Ecco, Flexitech oggi ci ha questa opportunità. Quindi questo, già abbiamo un vantaggio su quello che è l'effetto sotto il sole. Assolutamente sì, che è oggi il vantaggio prioritario rispetto a tutti gli altri sintetici che ci sono in produzione. Tra l'altro, l'altra cosa fondamentale è che Flexitech è presente in tutto il mondo con tanti distributori, quindi qualsiasi diportista può trovare la sua assistenza anche in altre parti d'Italia, in altre parti del mondo. Perché ricordiamo che voi vi rivolgete sia alla canteristica ma anche poi all'armatore. Assolutamente, sia alla canteristica che al diportista nautico in generale. Ho visto tanta gente che si è fermata proprio per la propria barca. Assolutamente sì, perché abbiamo avuto anche questa fortuna, il buon Dio, è anche grazie a questo salone che ci ha dato veramente grandi opportunità quest'anno come anche negli anni passati. Ci sono dei momenti che proprio era full.
Eravate sotto assalto? Eravamo sotto assalto, non avevamo il tempo neanche di dare pronte risposte alla nostra clientela. Allora, diamole queste risposte, perché a parte che vedo diverse cromie, si può avere anche a parte il grigio là? Al grigio c'è il classico, la colorazione classica tech, c'è la colorazione scrubbed, che è questa colorazione beige con la linea bianca, c'è con la fuga nero, col cumento grigio, abbiamo le colorazioni grigie con la fuga bianca, con la fuga nera. Diciamo che abbiamo un assortimento veramente incredibile. Che si sposa magari con quello che è lo stile della nostra barca? Assolutamente sì, diamo l'opportunità di poter accoppiare nei contesti del tubolare o della cuscineria, quindi ci possiamo sposare come meglio si crede e il cliente può trovare il miglior assortimento che abbiamo. Ecco, poi vedo questo bancone, l'avete creato apposta, no? Per dare una serie di esempi di quello che si può fare, a parte riprodurre quello che può essere la scritta, il logo della nostra barca o il nome della barca. Assolutamente, riusciamo a fare grazie ad altri terzisti che ci danno l'opportunità anche di poter pantografare a richiesta del cliente il proprio brand o il proprio nome della barca. Quindi poi noi, una volta fresato, viene riempito con un mastice che chiaramente non va via facilmente, quindi che rimane inalterato nel tempo. E poi la curvatura, perché questo è un bancone che vedete è curvato. Ecco, si riesce a fare anche questo lavoro in maniera forse un po' più semplice rispetto a quello che era il tech tradizionale? Assolutamente sì, perché comunque essendo un materiale abbastanza malleabile ci dà l'opportunità anche di poterlo lavorare con più semplicità. Riusciamo anche a coprire delle zone non perfettamente ad angolo retto, ma riusciamo a coprire, a fare anche delle curvature particolari, cosa che magari con il vecchio tech di un tempo, con il massello classico, non riuscivamo a fare. Poi c'è un altro argomento, che il tech, lo sappiamo, tanta manutenzione il tech. Tanta manutenzione, carteggiare, oliare, tutto ciò invece ci rende questo materiale incredibilmente bello dal semplice fatto che basta solo esclusivamente lavarlo con dei prodotti oggi che ci sono in commercio, anche che non come laveremmo la nostra barca, assolutamente no? Sì, che non vanno chiaramente ad creare problemi negli ambienti marini o nei vari diporti nautici, che cerchiamo di trovare dei prodotti non aggressivi più che altro per l'ambiente marino. Questo può essere lavato facilmente, ripeto, con acqua e altri prodotti. E poi tra l'altro, visto che quando lo bagniamo assume un colore ancora ecco, più. Qua mi vorrei giocare quest'ultimo elemento. Questo jolly, diciamo. Ah, ecco, guarda. Vi faccio proprio una dimostrazione all'atto pratico. Io mi metto da questa parte perché qua c'è la luce più bella. Allora, la cosa incredibile di questo prodotto, che nel momento in cui viene inumidito, quindi chiaramente stando a mare è chiaro che il prodotto si bagna con grande facilità, abbiamo questo cambiamento totale del colore, quindi vengono in risalto totalmente le venature. È come se abbiamo usato il contrasto su esattamente foto. Quindi vedete che cambiamento di colore incredibile. Sembrava sbiadito e adesso ha preso colore. E questo è l'effetto che si ha quando lo si bagna. Quindi diciamo che le plancette normalmente spesso sono bagnate chiaramente. E invece se ci cade qualche liquido tipo Coca-Cola? Assolutamente, basta pulirlo con dei prodotti sintetici, con dei prodotti chimici adeguati, e quindi ritorna totalmente pulito come prima. Questo è un esempio di tutto, avete messo insieme un po' tutto quello che potete fare, in questa tavola c'è un po' tutto, no? Le varie colorazioni. Troviamo le curve, troviamo la diversità dei colori, troviamo la bordatura, perché chiaramente non ci limitiamo soltanto a quello che possono essere i rivestimenti delle coperte del nautiche, ma bensì riusciamo a realizzare anche tavoli, facciamo rivestimenti di bordi piscina. Diciamo, è un prodotto molto duttile che si riesce ad adoperare su tante superfici. Io volevo presentarvelo, adesso mi porto vicino a Francesco, così ricompaio anch'io. Ecco, volevo presentarvi Francesco perché ritengo che questo sia un materiale davvero utile e particolare rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. È un vero tech, sembra veramente tech, sembra legno, ecco, diciamo che dà la sensazione del legno, poi che lo chiamiamo tech, lo chiamiamo, però è quella sensazione piacevole del legno, ma in realtà non andiamo a disboscare foreste e abbiamo tutta una serie di vantaggi, da quello che è il riscaldamento, quindi 30% in meno, vuol dire che insomma noi anche qua in Sicilia a 40 gradi ci camminiamo su qua. Assolutamente sì, non solo, il prodotto è garantito 10 anni dalla Svezia, nessun sintetico al mondo è garantito 10 anni. E questo è un altro... quando danno queste garanzie così lunghe, perché sanno di avere in mano un prodotto che non dà problemi, e quindi un prodotto che una volta installato, gli spessori, possiamo camminarci, no, si sale in barca senza scarpe, ma se fanno una festa a bordo possono anche andarci con le scarpe, quindi resistente al tutto. Resistente al tutto, assolutamente. E questo è il Flexitech, Sicily Flexitech, la sede?
Sede a Palermo. A Palermo. A Palermo. Avete poi tutta Italia, siete presenti? Siamo presenti in tutta Italia con i vari distributori, grossisti e installatori. Quindi ovunque si trovano? Ovunque si trovano, ma non soltanto in Italia, ma anche in tutte le parti del mondo, perché grazie Flex, la dobbiamo ringraziare perché in qualsiasi parte del mondo, quindi dall'America, all'Europa, dall'Occidente, ci dà l'opportunità di avere sempre dei distributori e degli installatori sempre disponibili nei confronti dei diportisti. E allora io ve lo consiglio, perché è davvero qualcosa che dà più soddisfazione salendo a bordo. Si sente sotto i piedi il legno, non è legno, ma la sensazione è la stessa identica, con quei vantaggi che abbiamo elencato: non si rovina, dura nel tempo, temperatura che rimane piacevole e quindi non scotta, perché a volte davvero è impossibile, luglio, agosto, specie in Sicilia, nel sud Italia, le temperature sono veramente all'estremo, che è meglio, all'estremo. Siamo tutti contenti, però poi non ci camminiamo, invece qua ci camminiamo, assolutamente sì, ve lo garantisco. E questo è Sicily Flexitech. Andate, vabbè, c'è una pagina, c'è assolutamente il nostro sito è sicilitech.com. Complimenti, grazie, e buona continuazione. Grazie, grazie ancora e grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Metti not only boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. E sempre dalla edizione numero 21 del Nauta, che si svolge per la prima volta all'interno di questa bellissima struttura della Sicilia Fiere, Sicily Fiere, con me c'è Angelo Siclari,
dovete sapere che lui è il presidente di un'associazione che io ho conosciuto a Brindisi e ora siamo qua in Sicilia. Beh, subito è nato un bel feeling, perché? Perché lui rappresenta tutte quelle realtà che non trovate spesso nelle carte nautiche, non sono le marine, i porti magari più conosciuti, ma sono quelle piccole realtà che però spesso sono quelle che ci accolgono anche in un modo diverso e soprattutto ci danno la possibilità di vivere luoghi che altrimenti sarebbero difficilmente approdabili. Ecco, voi avete raggruppato tanti associati che sono quelle strutture come quella in cui ci troviamo ora. Questo per esempio è un vostro associato, Nautica Glam. Lui ha diversi posti barca dislocati in questa costa della Sicilia, da Catania arrivare a Siracusa. Ecco, queste realtà spesso non le troviamo neanche nelle CIMAP. Sì, perfettamente, hai fatto un po' l'analisi di quello che poi rappresenta la nostra associazione. Noi siamo nati un paio di anni fa, 2021, con un obiettivo ben preciso: aggregare, fare diciamo, un contenitore di quelle imprese medio-piccole che in Italia purtroppo non hanno avuto una rappresentanza. Mi riferisco a concessionari di posti barca, cioè quindi piccoli pontili o punti d'ormeggio. Spesso stagionali? Per lo più, diciamo, stagionali. Poi aggreghiamo anche attività di locazione e noleggio, quindi piccolo charter. Per ultimo abbiamo aggregato anche delle piccole attività di cantieristica del diporto. C'è un dato su cui fare il riferimento. 110.000 posti barca in questo comparto, questo ce lo dice l'Agenzia del Turismo ad agosto del 2021, quindi è abbastanza recente come dato. Per cui noi abbiamo voluto puntare su questa tipologia di impresa. Oggi diciamo che cominciamo ad avere un numero importante di imprese e speriamo di crescere ulteriormente, perché da questo stiamo creando anche una rete di sinergia, diciamo, nord-centro-sud. E in questa sinergia fa parte anche Non Solo Mare, perché è nata questa idea insieme. Quest'anno faremo questo nuovo format, che sarà una giornata di mare a bordo con me, e quindi una giornata di mare a bordo con Francesco Piras. Ci saranno queste puntate dedicate a quello che io dico sempre. Ecco, qua ci sono le moto d'acqua, l'altro giorno ne parlavo, la moto d'acqua non nasce solo per divertirsi, che sono quei bei momenti in cui si sentono tutti i cavalli che ha, però con una moto d'acqua si può fare anche di porto, questo per estremizzare il concetto. Ovviamente con una barca, un gommone, diventa ancora più semplice fare di porto. Ecco, fare di porto non vuol dire quanto fa, quanto non fa, quanto consuma, quanto non consuma, ma vivere una giornata, capire che cosa ti può dare una barca, un gommone. Con loro, con Assormeggi, noi faremo una serie di puntate nel quale vi porteremo a conoscere, a scoprire alcune di quelle realtà che loro hanno raggruppato. Le sceglieremo insieme in base anche alle zone in cui si faranno queste puntate, però è nata questa bella idea, collaborazione, di farle riconoscere, perché è giusto che li facciamo vedere come sono strutturate, perché sono intanto, io ho visto quelle di Enrico, adesso siamo ospiti suoi, ecco, io ho visto le sue, sono particolari, anche le location proprio, dove non ti aspetti neanche di trovarla una marina, ecco, e invece c'è, perché magari durante la stagione lui ha allestito, io ho visto Brucoli al di là di Porto Canale, ma quello che c'è in estate lì, quei tre pontili col ristorante, sì, questo. Assolutamente sì, guarda, posso farti esempi come Enrico che è a Brucoli e ad Aci Trezza, posti straordinari, però per esempio mi viene in mente un nostro associato a Porto Canale, a Marina di Ginosa, vicino Taranto, una location incredibile, però sulla carta, come dicevi prima te, non esiste. Quindi se io voglio programmare una rotta partendo, che ne so, dal nord Italia e navigare l'Adriatico, io se vado sulle carte nautiche quello neanche lo scopro, quindi ecco, questo che dicevamo sarà importante proprio per diffondere e far conoscere queste piccole realtà. Questo è già successo, guarda, proprio la scorsa estate, che alcuni diportisti partivano da zone... Da Venezia? In questo caso dalla Liguria,
no? Ah, okay, sul Tirreno. Da Rapallo, e dovevano andare in Grecia, e allora insieme ai nostri associati abbiamo creato una rotta dei punti di appoggio, quindi una rete vera e propria, perché abbiamo messo in condizione il diportista, a sua scelta ovviamente, di potersi fermare presso i nostri associati lungo lo stivale. Quindi è stato un servizio di qualità, no? Che ha messo anche il diportista a suo agio, ecco, durante la navigazione, perché sapeva che arrivava in un porto amico, giusto per capirci. In un momento dove poi si parla sempre di posti barca che mancano, poi vabbè, la stagione estiva sappiamo quanto è complicato il transito non è quasi neanche contemplato, perché sì, dovrebbero tenere dei posti riservati, ma non è mai così, o comunque li troviamo sempre occupati, quindi... Sì, purtroppo i numeri di posti barca sono molto limitati. E questo diciamo purtroppo o per fortuna, perché vuol dire che abbiamo venduto tante barche, e quindi bene per i cantieri, ma male per chi ha una barca che vorrebbe il posto barca. Beh, però dobbiamo anche adeguarci a quello che è lo sviluppo della nautica, che in questi anni comunque è stato molto importante. Comunque, al di là di questo, la nostra politica, riallacciandomi un po' al discorso che facevi prima di visitare le località, è perché dobbiamo essere bravi a far capire che gli approdi, i punti d'ormeggio, ma anche gli stessi porti turistici sono la porta di accesso al territorio via mare, no? Quindi se riusciamo a essere bravi a contemplare, a creare sinergia, certamente il turista viene sì via mare, gode del nostro mare splendido, ma certamente deve godere anche di quelle qualità che ci sono nelle città. Faccio un nome, per esempio Cefalù, adesso siamo anche a Favignana, siamo sbarcati a Favignana, non vorrei citarle perché poi magari me ne scappa qualcuna, come per esempio, vabbè, noi siamo a Portofino, a Santa Margherita Ligure, in Puglia posso dire Vieste, che è veramente una bomboniera, Ostuni, cioè sono posti veramente straordinari, per non parlare poi, caro Francesco, della Campania, dove cioè, veramente abbiamo alcune realtà straordinarie, sia in costiera sorrentina sia in costiera amalfitana e lungo tutta la zona, diciamo, che va da Castellammare fino ad arrivare alla splendida location, e per me è una delle location più affascinanti d'Italia, che è il Castello dell'Ovo, lì a Napoli. E noi quest'anno proprio con loro faremo insieme, tracceremo alcune rotte, vivendo una giornata di mare, in certi casi possono essere anche due giornate di mare, per presentarvi quello che saranno diverse imbarcazioni, diversi gommoni, col quale affronteremo queste puntate, quindi ogni puntata ci sarà una barca, un gommone diverso, voi avrete modo di vedere, ecco, la barca, il gommone vissuta per quello che nasce, quindi per il motivo per cui è nata, che non è soltanto fare quattro nodi in più, quattro nodi in meno, ma è tutto quello che si fa durante una giornata di mare, compreso andare alla scoperta di questi luoghi, di queste marine, piccole marine, che ci permettono poi di dare un senso maggiore alla nostra voglia di andare a scoprire territori nuovi, quindi la possibilità di approdare dove magari attraverso i porti classici non è possibile. Quindi faremo questo lavoro insieme, così loro avranno un doppio effetto: da una parte vedranno barche e gommoni che possono benissimo valutare vedendo le immagini, e dall'altra scoprirete dei territori, come diceva, sono le porte d'ingresso, ma soprattutto dove potete approdare, e quindi con Angelo insieme faremo scoprire, non grazie, tutte, perché sono tante, ha detto, sì, tantissime, piano, però magari, iniziamo allora. E soprattutto facciamo gustare gli aspetti anche enogastronomici, che l'Italia, voglio dire, lì ci penso io. E quello ci pensi tu. Ci penso io, lì ci penso io, vi darò il mio parere, assaggerò tutto per voi, tranquilli, vi farò sapere in ogni zona. Beh, qua siamo in Sicilia, ragazzi, ieri sera sono andato con Enrico in centro a Catania, in una zona di Catania dove si mangia tutta carne alla brace. Ti invidio. E questo sarà molto interessante, proprio raccontarvi che cosa si può fare con una barca, con un gommone o addirittura con una moto d'acqua, perché forse una puntata la faremo proprio con due moto d'acqua, e ci muoveremo con le moto d'acqua, perché anche queste possono diventare mezzi da diporto. Quello che è importante, prudenza in mare. La cosa più importante, come diceva Francesco, godiamoci il mare, godiamoci i territori, ma sempre con assoluta sicurezza. E con questo messaggio di saggezza di Angelo e del presidente Assormegi, dal Nauta per ora è tutto, ci risentiamo col prossimo collegamento. Ciao, ciao Angelo.
Ciao a tutti. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that SPX, The New Generation Rib. Ventunesima edizione del Nauta, qua alle porte di Catania, siamo nel nuovo polo fieristico dove hanno allestito questa bella edizione del Nauta. Con me Nunzio, cantiere giovane, cantiere che è proprio qua, è proprio di queste terre perché sta vicino a Messina, a Patti, anzi San Pietro Patti. Loro qua hanno portato due modelli, sono il 21 versione sport, diciamo col prendisole fisso a poppa, e poi c'è la versione dinette che io sono rimasto subito colpito perché in queste misure non è facile trovare uno spazio così vivibile sullo specchio di poppa in un entry level, perché questo è il 21, dal 19 al 21 sono le misure con cui si comincia, no? Esatto. E col 40 tra l'altro questo dà tanta soddisfazione. Sì, esatto, è un gommone che abbiamo studiato con gli altri miei collaboratori per creare uno spazio sia dietro che uno spazio a poppa dove le persone possono stare comodissime. Da cosa nasce questa idea di metterti in gioco, di fare dei gommoni tuoi, perché tu li hai sempre, intanto ci hai sempre lavorato, sì, ma li hai sempre anche utilizzati? Esatto, la passione per il mare, la passione per questo lavoro e principalmente proprio la passione per il mare, perché io amo il mare e mi piace proprio vivere il mare a contatto sia con la barca che col gommone. Sì, ma perché fartelo e non comprartelo? Perché volevo fare una cosa mia, vendere un prodotto mio, cercare di farmi conoscere dalla gente con il mio prodotto. Ma tu l'altro giorno mi dicevi che tra l'altro, ecco, questo non è comune, trovare una dinette così su un 6 metri, no? Esatto. Perché effettivamente, e tu hai voluto proprio fare
degli accorgimenti per creare quello spazio. Esatto, sì, ho cercato di fare un modello piccolo ma spazioso e non è tanto facile. Con alcuni accorgimenti si riesce a ricavare uno spazio, diciamo, per far star comode le persone, chi non ha anche la patente, di una famiglia con bambini, ecco, creare una comodità su un battello piccolo. Perché poi ricordiamo lì, volendo col tavolo abbassato, poi sì, diventa piccolo prendisole, ecco, dove comunque ti può godere, assommarsi a quello. Esatto, ti può godere il mare dietro, il mare davanti e stare comodi. E questo per dirvi che ecco, quante sono le persone che in questi giorni sono venuti senza la patente nautica, persone che magari si stanno avvicinando, perché io vedo tanta gente. Non è che tutti hanno la patente nautica, no? Ecco, in percentuale? Diciamo che la maggior parte si è concentrata su questo battello e si sono tutti innamorati di questo battello perché è piccolino con degli spazi molto molto ampi. E poi questo so che molti pensano che è per iniziare, però ci sono tanti che poi rimangono su queste misure perché sono pratiche, carrellabili facilmente, sono mezzi che anche in marina trovi sempre un posto. Cioè molti hanno questa idea che non è che per forza dobbiamo salire, anche se voi salire, è in programma che salirete anche con le dimensioni. Sì, stiamo creando modelli un po' più grandi, ma poi questo è stato studiato anche come un battello anche da pesca, perché togliendo tutto dietro, togliendo l'allestimento, si può utilizzare anche per la pesca. Io vorrei farvi notare anche la seduta, minimalista proprio per creare spazio, no? Per cui deve fare il suo lavoro, lei deve far sì che io sia appoggiato nella guida o eventualmente posso appoggiare anche un po' quasi seduto, ma... Ecco, non serviva fare un mobile. No, no, anche perché ha un piccolo vano dove uno può mettere gli oggetti tranquillamente e quindi fa... Questo è nell'ottica proprio di sfruttare lo spazio. Esatto, esatto, sì, sì. Perché sì. Altrimenti quella dinette non si riesce a fare. No, nella dinette no, perché vengono cavoni troppo piccolini e quindi... Perché tu mi dicevi che anche la console l'hai spostata leggermente avanti. L'ho spostato un po' leggermente in avanti, così il battello si stabilizza anche un pochino per la guida. Anche perché poi noi siamo abituati a guardare le prendisole di prua come se fosse quella la misura, ma... La misura si somma con i tubi perché certo, i tubi fanno... E allora diventa anche più ampio il prendisole davanti. Questo è il vantaggio di un gommone? Anche guardando il prendisole davanti che è incavato nei tubi, e quello è il vantaggio, che uno si appoggia e sta comodo a mare. E certo, ci fa quasi da chaise longue. Esatto, esatto, esatto. Comunque ci vogliamo mettere. Sì, sì, sì. Sì, esatto. E questo per dirvi, ecco, questi sono giovani che a noi fa piacere presentarveli perché... Perché noi ci auguriamo che l'Italia sia fatta ancora di giovani che come negli anni passati arrivano con le loro idee, con il loro entusiasmo, con la passione per dare forma e iniziare un percorso che noi ci auguriamo per lui che lo porti lontano, che un giorno presenteremo un'ammiraglia, speriamo, di casa Red Sea. Però già, ecco, vedere... Questo. Speriamo di andare avanti, di crescere sempre di più, anche per dare lavoro a tante altre persone e crescere noi come cantiere. E questa è l'Italia, sarebbe questo, l'Italia vera, quella che conoscono nel mondo è fatta di questi personaggi che appunto hanno anche quella vena artistica, perché poi si sbizzarriscono, ognuno ha le sue idee, le sue la sua voglia di fare qualcosa che magari non c'è ancora. Ecco, qua avete visto come su un piccolo 6 metri abbiamo una dinette degna di un gommone che io direi 7 metri e mezzo, per avere una dinette vivibile col tavolino. Ragazzi, qua c'è veramente 4 persone, si fanno anche l'aperitivo, cioè, anche 5. Sì, sì. Si sta veramente comodi. E poi vai là invece la versione più classica, quello prendisole da noleggio a prendisole, la versione più sportiva, diciamo. Per una coppietta va bene, questo è stato ideato proprio per le famiglie, o gli amici chi ha bambini, per persone un po' più grandi anche, perché si siedono dietro, se vuoi fare una traversata sei comodo. Ha detto traversata perché con questo potete andare anche lontani, non è una carena che permette noi di... Noi qui avendo le isole, questo lo utilizziamo principalmente anche per... Da Patti noi andiamo alle Eolie, tranquilli. Esatto, sì sì. Senza bisogno di... chissà, basta un 6 metri per andare alle Eolie. Basta un 6 metri. Io sono andato anche con modelli più piccoli con mia moglie, siamo andati con un battello di 5 metri alle isole, però avendo già un battello un po' più grande che è comodo, ci vai tranquillamente. E allora noi facciamo i complimenti a Nunzio, siamo contenti di averti presentato e di averti conosciuto, perché l'abbiamo conosciuto qua, proprio a questa edizione. Due parole su quello che, insomma, non te l'aspettavi neanche te. No, un capolavoro. Questa fiera quest'anno è stata veramente un capolavoro. L'ho vissuta come partecipante altri anni, però come visitatore, scusatemi, ma quest'anno veramente da partecipante è molto 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 bella. Allora, complimenti a chi l'ha organizzata. E noi ci uniamo ai suoi complimenti a chi ha organizzato tutto questo e i complimenti li facciamo a lui, perché è bello vedere che c'è ancora un'Italia che cresce, un'Italia che dà modo di essere creativa e di
fare sì che quel Made in Italy, quello che noi definiamo Made in Italy, io lo dicevo l'altro giorno, Made in Italy non vuol dire costruire in Italia, perché oggi costruiscono anche tanti in Italia che non sono italiani. Significa metterci anche quel gusto italiano, e quindi l'Italian design, l'Italian gusto, giusto? Esatto. Un po' come la cucina italiana è fatta in Italia. Un nostro prodotto, portarlo anche all'estero sarebbe l'ideale per farci conoscere. Ma ce la farete, cioè passo dopo passo, sì. Miglio dopo miglio. Piano piano. Impatto. Complimenti Annunzio, Red Sea, avvicinatevi perché date fiducia a questi giovani e iniziate insieme a loro a fare un percorso che magari si cresce insieme, perché oggi vedete il 21, tra qualche anno ci saranno misure più importanti, magari chi ha iniziato da qua con voi sarà salito di misura, di dimensione. Esatto, daremo la possibilità di crescere insieme alle persone. Sviluppando anche idee insieme, perché poi spesso no, vi confrontate. Ci confrontiamo anche con le persone per prendere degli spunti e con la gente, come vuole vivere il mare al meglio. Ciao Nunzio. Grazie, una buona serata. Ciao. E grazie. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online.